Scogliere di Fano, parte seconda. Dopo Viale Ruggeri e Anfiteatro Rastatt, ora, grazie ai fondi della Regione e risorse interne comunali, sono partiti i lavori per le scogliere di fronte a Via Fratelli Zuccari, che ormai la furia del mare aveva ridotto al lumicino. Un intervento atteso da tempo dagli operatori balneari che nel tempo, per l'azione violenta delle mareggiate, si sono visti portare via metri e metri di arenile stagione dopo stagione. Due stralci da 200.000 euro l'uno consentiranno a questa parte di costa fanese di godere dei medesimi benefici di cui in questa stagione, anche se il tempo è stato clemente, hanno potuto beneficiare le altre concessioni. Sopra la scogliera esistente tutti gli altri scogli nuovi. Perché come potete vedere molta della scogliera in molti punti è calata e quindi quello dovremo rimpinguare e far sì che il profilo ideale sia ricostruito su tutte le scogliere. E il livello di ottimale è 1,10 sopra il medio mare. Noi speriamo di farlo sicuramente entro la fine dell'anno, ma molto siamo vincolati dalla nave che deve portare la pietra della corazza, perché purtroppo dobbiamo reperirla da là e come vettori in pratica ce n'è uno solo, per cui dobbiamo affidarci a loro. Il costo di questi lavori è in parte coperto da fondi regionali? Sì, una parte del Comune di Fano, la stragrande maggioranza dei fondi sono comunque regionali, per questo ringraziamo ovviamente la Regione Marche per aver permesso questo finanziamento, i consiglieri regionali che si sono adoperati perché questo potesse avvenire, e la Regione Marche ha finalmente riconosciuto quello che è la realtà, cioè la costa del Comune di Fano che arriva fino a Marotta è una tra le più estese della Regione Marche e quindi ha ripartito i fondi secondo questo criterio. Noi abbiamo ottenuto un finanziamento importante che, come potete vedere, stiamo sfruttando appieno.